Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi farò un gameplay di Dead by Daylight. In caso qualcuno non lo conoscesse, è un videogioco multiplayer online nel quale quattro persone giocano come sopravvissuti e una persona gioca come killer. Lo scopo dei sopravvissuti è quello di accendere i generatori nella mappa e aprire il cancello per poter scappare. Lo scopo del killer è quello di uccidere i sopravvissuti. In questa partita giocherò come sopravvissuto perché mi piace fuggire dal pericolo. Allora, il mio sopravvissuto preferito è Laurie Strode. È la protagonista del film horror Halloween di John Carpenter del 1978. Andatelo a vedere. I sopravvissuti possono avere degli oggetti che li possono aiutare durante la partita. Quindi le darò solo un kit di pronto soccorso perché ci dobbiamo accontentare. Ok, queste sono tutte le persone che giocheranno insieme a me. Sono persone reali come me. Si sono già tolti in due. Bene! In teoria si deve fare del gioco di squadra, ma negli ultimi tempi il gioco di squadra è una cosa molto sopravvalutata. Ah, Feng Min, Claudette era più figa. Lei ignora da tutti quanti. La cosa che mi piace più di Lori è che lei ha un'abilità chiamata colpo decisivo. In pratica, se il killer la prende, la carica sulle spalle, lei ha una piccolissima possibilità di evadere dalla sua presa. Ok. Ok, allora la mappa è anche proprio quella di Halloween, quindi... Allora, ho già sentito dal suono che il killer è l'infermiera. Lei è molto fastidiosa perché si può teletrasportare e... Sto cercando un generatore in caso... Ok, mi ha fermato. Sto spiegando le dinamiche del gioco, quindi devo fare vedere cosa succede quando il killer vi afferra. Ah, siamo anche in tre nella partita, quindi uno si è scollegato. Perfetto. Vai Claudette, salva mio amore. Vai, vai. Curiamoci perché con quella ferita non andremo molto lontano. Incredibile, mi sono beccato l'unica casa dove non ci sono i generatori. Ah no, ecco. Claudette è stata appesa e c'è una maledizione, quindi accendere i test abilità sarà molto più difficile se non distruggiamo il totem relativo a quella maledizione. Io mi sento di correre a destra e a sinistra perché, cioè, a questo punto ormai... Totem, maledizione. Vai Lori, purificalo. Io me la vado a cercare, ragazzi, no, non prendetemi come esempio di gioco perché... Thank you.
La mia fuga è stata molto breve. Non mi venire a salvare, tanto siamo morti entrambi. È una perdita di tempo, non farlo, non farlo. Ok, va bene. Carino, da parte tua. Vai, bella, beccalo. È caduto anche lui. Adesso mi verrà a cercare e spero che mi trovi subito, perché sennò morirò di una morte lenta e dolorosa. Non ti ho dato quella goduria di appendermi. Cambiamo oggetto, proviamo la cassetta degli attrezzi. Vai, aumentiamo un po' di fortuna. Dio solo sa quanto mi serve. Caricamento. Mucho lento caricamento. Mattatoio irrancidito. E abbiamo subito trovato un generatore? No, ancora lei! Ancora quella maledetta infermiera. La odio. Ah, ah. Mi odierai, stronza. Bisogna sempre guardarsi le spalle perché potrebbe spuntare da un momento all'altro. Eccola, là sopra! La vedo. Sta arrivando qui, sta arrivando, sta arrivando. Una persona è stata appesa molto vicino da me. Ho finito la cassetta degli attrezzi. Bene, l'hanno salvato abbastanza in fretta. Ma cosa sono tutti questi moscerini del cavolo? She coming. You have to escape. Sì, vabbè, ma qui mi sembra che non stiamo accendendo molti generatori, eh? Oh. Il mio faro di speranza. Lori, sei tu. Ah, nessuno sfugge alla morte. Quindi vuol dire che un colpo e ti stende. E queste porte non sono neanche troppo lontane l'una dall'altra. Oh mio Dio, ti prego, salvati. Oh mio Dio, mi dispiace ragazzi, devo lasciarvi morire perché mi sto salvando. Ragazzi, mi dispiace se siete morti, ma dovevo salvarmi, quella stronza sarebbe arrivata a prendermi e Lori ce l'ha fatta. Ah, per oggi il gameplay di Dead by Daylight termina qui. Di sicuro la prossima volta proverò a giocare come killer, così potrò godere della uccisione di questi maledetti sopravvissuti. Grazie per aver visto il video, mettete mi piace, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Titoli di coda.